Grazie, allora eccomi tornata, finalmente mi mancava un po' fare video e tutto bene, fortunatamente abbiamo superato un momento di crisi e per chi mi ha seguito sulla pagina Facebook ho detto che purtroppo mio figlio ha avuto una bruttissima bronchite con un bruttissimo attacco di asma, quindi insomma, ci sono stati dei giorni un po' difficili, però fortunatamente ce l'abbiamo fatta e insomma li abbiamo superati anche questa volta. Sono qui per farvi vedere due cose. Riassumo in questo video un piccolo video per quanto riguarda dei piccoli acquisti che ho fatto da neve. Perché sapete che c'è stata la promozione fino a inizio novembre, se non ricordo male, di tutte le matite, le biomatite, quindi io ne ho approfittato e ho preso tutti i colori che mi mancavano e poi vi faccio vedere che cosa ho comprato alla fiera estetica, che si è tenuta qui a Napoli lo scorso weekend, quindi il 9, 10 e 11 di novembre. E sempre chi mi segue su Facebook ha visto un po' di foto e vi faccio vedere nel dettaglio quelle poche cose che ho acquistato. Davvero questa volta mi sono molto 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 contenuta negli acquisti, più che altro perché avevo appunto mio figlio non era stato bene, era ancora in fase abbastanza così. Sono andata comunque alla fiera un po' perché mio marito ha insistito che ci andassi per farmi distrarre un pochino, un po' perché c'era la mia accademia lì che insomma aveva lo stand, quindi ci sono andata per vari motivi, insomma, però non ero dell'umore proprio giusto per diciamo fare acquisti e quindi ho preso pochissime cose. Allora, comincio da neve e vi faccio vedere tutte le matite che ho preso e sono queste, che sono in pratica i colori che mi mancavano e ho preso in più la nuova per le labbra sfilata, poi c'era l'altra, quella sul viola che non mi ricordo come si chiami, non l'ho presa perché è un colore che non indosso, quindi come sapete io l'ho detto diverse volte, è vero che sono una che compra tante cose e anche questo non è una cosa molto giusta, diciamo, però compro cose che metto, cioè non compro una cosa che so già a priori che non mi piace, che non è nel mio gusto e che non indosserò. Quindi, insomma, apro e chiudo questa parentesi perché spesso su YouTube, insomma, vedo video di persone che giustamente invitano a non fare acquisti compulsivi e soprattutto alle ragazze che, insomma, sono ancora, vanno a scuola, non hanno un proprio stipendio. È chiaro che i genitori non possono sostenere determinate spese. Io ripeto, dunque. Il discorso mio è questo: sono una persona che lavora, ho un mio stipendio, ho anche una famiglia, ho anche un bambino, però non faccio nulla nella mia vita da quando ho il bambino, quindi mi dedico, se così possiamo dire, questi piccoli spazi, questi regalini. E quindi non faccio mancare nulla a mio figlio, non tolgo nulla alla mia famiglia, spendo quello che è possibile spendere. Quindi ecco, prendo un tot piccolissimo del mio stipendio ogni mese e compro qualcosa che mi piace. Se quel mese non c'è nulla che mi piace, ovviamente non compro nulla. Quindi è una piccola parentesi, insomma, che volevo fare, ma la chiudiamo e vi faccio vedere le matite che ho preso. Dunque, queste sono quelle per gli occhi e sono nello specifico questa qui color avorio, poi c'è questa qui melanzana, poi c'è la nera liquirizia e c'è questa verde petrolio. E poi questa qui corona che è quella argentata, la silver. Provo a farvi degli swatch, non so quanto si vedrà, quindi faccio un tentativo, diciamo.
facciamo così, iniziamo da qui, vi faccio vedere la Silver, sono tutte molto scriventi, quindi questa è la Silver, molto morbide come tutte le biomatite, se le conoscete. Poi abbiamo appunto, come ho detto prima, petrolio, che è questa, ed è un bellissimo verde bottiglia, praticamente, cioè un verde molto scuro, ma che ha un, vedete, un bella, una bella luce. Poi questa è nera, ve la sboccio per farvi vedere la scrivenza, comunque è nera. Poi melanzana. Eccola qui. Ed infine questa color avorio, che è quella appunto color panna, burro, insomma, come volete chiamarla. E questa la indosso anche oggi nella rima interna. Scusate il make up un poco sciolto, ma ce l'ho da un po' di ore ormai. E poi vi faccio vedere queste qui. Come vedete, la nuova, allora queste sono, ve le faccio vedere, le metto pari. E allora questa sembra un po' più corta perché l'ho già usata, ce l'ho anche oggi. Quello che volevo farvi vedere è che questa qui nuova, la sfilata, è un po' più grande, più lunga delle altre, vedete? Difatti, se riesco, se c'è, vi faccio vedere, vi dico anche, no, non c'è scritta la quantità. Se sentite qualche rumore in sottofondo è perché ho la lavastoviglie in funzione e ho una pentola sul fuoco, sto cuocendo il sugo per domani mattina perché domani ho lezione in accademia, quindi esco presto, non avrò il tempo di cucinare, mi sto anticipando. Non c'è scritto, comunque ragazze, ve le faccio vedere a confronto in questo modo qui, sono palesemente un poco più grandi, queste qui nuove. L'altra non ricordo come si chiama, Invidia? Forse, non me lo ricordo. Questa invece è sfilata ed è bellissima, e anche questa l'ho già usata, tra l'altro, come potete vedere. Vi faccio vedere qui, è un bellissimo rosso, ma che vira un po' al fucsia, però un fucsia scuro, diciamo un colore invernale, e mi piace molto. E questa qui invece è teatro, questo è proprio il classico russo, eccolo qui, vedete anche la differenza tra le due, questa è un po' più nell'appunto fucsia. Ed infine questa qui che è marmotta, che è appunto quella che diciamo indosserei ora, ma è un po' quasi svanita. Ve la sbuccio qui, ed è più sul beige rosato, insomma un nude. E in pratica questa qui mi sono un po' pentita di averla presa, vi dico la verità, perché è quasi identica a ballerina che io ho già, è, diciamo, leggermente più scura, però più o meno il colore è quello lì. E quindi ho fatto l'ordine principalmente perché c'erano tutte le matite in offerta, mi sembra di averle pagate 3,95 euro ciascuna quando c'era questa promozione, che però purtroppo è scaduta. E approfittando ho preso anche il mio primo dessert à lèvres, quindi il primo rossettino, e io ho preso il numero 5 cherry pie. Il packaging è carinissimo, è così, è viola, e ha qui anche questo, l'incisione di questo cupcake, e poi dentro ha un profumo di dolcetti bellissimo. Questo qui è un rosso ciliegia, diciamo, vediamo, ve lo sbuccio qui. Molto bello, anche questo l'ho già messo, e devo dire che per essere un rossetto bio mi ha stupito la durata, perché
l'ho messo una mattina per andare a lezione in accademia, considerate che l'ho indossato intorno alle 8:30, poi noi verso le 11 facciamo pausa caffè, quindi insomma ho anche bevuto. Sono tornata a casa alle 2 più o meno del pomeriggio ed era quasi integro, quindi insomma a me i rossetti durano comunque parecchio, però ripeto, per essere un rossetto insomma bio, comunque naturale, non mi sarei aspettata una tale resistenza. Poi come omaggini, vedete, omaggi, ho ricevuto queste due cialdine che in realtà avevo richiesto e vi dico che sempre quando faccio un ordine a Neve Cosmetics, nelle note, a fine ordine, ci sono delle note che potete aggiungere, nota per i corrieri e nota per l'azienda, e io sempre richiedo dei campioncini, quindi sapendo che loro comunque mandano degli omaggi, io chiedo cosa vorrei ricevere e loro mi accontentano sempre, quindi questo lo volevo dire perché innanzitutto è una cosa che nessuna azienda fa, secondo me, accontentare in questo modo le richieste del cliente, e poi perché se non lo sapete potete farlo, insomma, quindi se c'è un prodottino che volete provare, una cipria, un blush, anche il fondotinta, un ombretto come ho fatto io, mettetelo nelle note e vedrete che sicuramente vi accontenteranno. Allora, io avevo richiesto appunto questi due, queste due cialdine, queste Limelight, ed è questo bel verde, verde appunto limone. Vi faccio uno swatch, vi faccio vedere. Non so se riuscite a vederlo, cerco di farvelo un po' più, eccolo qui, è un bel verde chiaro, molto luminoso. E quest'altro invece si chiama Snob, lo faccio vedere aperto, ed è un bellissimo beige luminosissimo. Ops, ragazzi, è la regola nei miei video. Ecco, prendiamo la cialdina, ma che è meglio. E vi faccio anche vedere anche questo qui sbocciato. Comunque sono queste cialdine molto scriventi. Questo qui io non so mai come fare, ragazze, quando faccio, sono un po' negata per le posizioni degli swatch. Questo non si riesce tanto a vedere perché è molto chiaro, però io voglio provare a farvelo vedere. Faccio vedere così e faccio vedere così. Ecco qui. Comunque molto belli tutti e due, quindi ringrazio la Neve Cosmetics per aver accontentato il mio desiderio, per aver accettato la mia richiesta. E questo era il mio ordine Neve Cosmetics. Siamo già a 13 minuti, ragazze, quindi mi sa che cambio idea e taglio qui. Vi saluto e registro il secondo video per quanto riguarda gli acquisti di estetica, altrimenti diventa un video troppo lungo e troppo noioso. Quindi vi bacio e guardate il video con gli acquisti di estetica 2013. Un bacio.